Fotografia di castelli. Oggi vi svelo i miei trucchi e segreti per andare a fotografare queste monumentali opere del passato. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vi parlo di fotografia. In particolare vado a raccontarvi come si fa per fotografare dei castelli in maniera tale da rendergli giustizia. Se questo argomento riscuote il vostro interesse, io vi ricordo innanzitutto che potete seguire questo canale cliccando il bottone qui sotto, attivando anche la campanella. Mettete anche un like a questo video che male non fa, aiutate il canale a crescere sull'algoritmo di YouTube. Secondariamente vi consiglio una lettura molto molto interessante nonché molto impegnativa, ovvero il mio manuale di fotografia di interni. Ve lo consiglio in questa sede perché molte delle regole che vado a elencare in questo manuale valgono anche per quanto riguarda la fotografia di castelli. Vi lascio il link in info box, ma ora andiamo a cominciare e vediamo come portare la nostra fotografia di castelli dal livello amatore a livello pro. Dirò una banalità, ma partiamo proprio dal mezzo fotografico. È evidente che l'amatore totale, anzi il non fotografo, il turista per caso, si presenta a fotografare l'attrazione del giorno, quale che sia, in questo caso un castello, armato solamente del suo telefono cellulare. Ovviamente i castelli, soprattutto negli interni, presentano delle zone non particolarmente illuminate perché erano castelli per la miseria, per cui non sono illuminati a giorno. Se da un lato è vero che possiamo imbatterci in castelli che erano residenze estive di sovrani e quindi avranno delle ampie vetrate e saranno molto ben illuminati, è vero anche che esistono le fortezze, i castelli difensivi, quindi esistono delle costruzioni con delle finestre molto piccole perché erano delle costruzioni che dovevano difendere dai nemici che stavano all'esterno, e caratteristica di questo tipo di castelli è di essere molto scarsamente illuminati all'interno, e l'illuminazione moderna non è andata a rischiararli particolarmente perché avrebbe completamente cambiato l'atmosfera, per cui ci troveremo a scattare spesso e volentieri in ambienti poco illuminati. Inoltre il nostro cellulare rischia di sottoperformare anche in esterna, innanzitutto perché la maggior parte dei nostri cellulari non hanno l'angolo di campo corretto per catturare la nostra scena nella maniera più opportuna. Lo dico a tutti i livelli, perché se è vero che i nostri cellulari spesso e volentieri non hanno abbastanza grand'angolo per fotografare il castello da vicino, è vero anche che molte volte non hanno abbastanza zoom da fotografare il nostro castello da lontano, quindi siamo sempre un pochino inadeguati nel momento in cui scattiamo col cellulare. Non ultimo, dobbiamo ricordarci che spesso e volentieri le fotografie più belle le faremo magari sfruttando una lunga esposizione, oppure scattando durante particolari momenti dell'alba e del tramonto, quindi momenti magari in cui è necessario utilizzare un treppiede. Insomma, la strumentazione ha il suo peso, perché scattare col cellulare ci porta sempre a realizzare uno scatto meno professionale piuttosto che se stessimo usando un treppiede e una strumentazione un pochino più dedicata. Vero anche che soprattutto in interni il treppiede molto raramente ci sarà consentito, perché quando visitiamo un castello non possiamo portare con noi un treppiede, quindi questo va detto. Ma comunque una fotocamera un pochino più prestante di un cellulare ci viene in grandissimo aiuto quando dobbiamo scattare una fotografia con poca luce, e ci viene anche in aiuto quando dobbiamo scegliere con oculatezza il nostro angolo di campo. Possiamo semplicemente equipaggiare la nostra fotocamera con un obiettivo zoom in maniera tale da avere magari sia un grand'angolo sia un medio tele, così riusciamo a fare tutto quello che vogliamo, riusciamo a fare sia le totali che i particolari. Cosa molto importante da tenere a mente quando fotografiamo i castelli è la nostra composizione. Ora ci dobbiamo sempre ricordare che nel momento in cui osserviamo qualcosa con i nostri occhi, il nostro cervello corregge automaticamente le linee verticali, per cui quando noi guardiamo una costruzione la vediamo dritta, anche se ci portiamo molto vicini a essa. Il nostro obiettivo non è in grado di fare altrettanto, per cui più ci avviciniamo a una costruzione e più le linee verticali della sua geometria tenderanno a piegare nella nostra fotografia. Questo è un fenomeno ottico noto, è assolutamente normale ed è inevitabile. Per ovviare a questo problema possiamo fare due cose. La prima cosa è sopraelevare il nostro punto di ripresa, quindi se stiamo fotografando un castello facciamo fatica perché dovremmo andare a metà dell'altezza del castello stesso per poterlo inquadrare correttamente. Un'altra cosa che possiamo fare però è provare a scattare da più lontano, in questo modo avremo automaticamente meno distorsione e quindi possiamo allontanarci e scattare con una lunghezza focale maggiore, in maniera tale da riempire il nostro fotogramma con il nostro soggetto, evitando quella fastidiosa distorsione. Un'altra cosa che possiamo provare a fare è scattare in verticale mantenendo il nostro soggetto nella parte alta del fotogramma. In questo modo è vero che avremo gran parte del fotogramma occupata dalla pavimentazione, che è una cosa che in realtà non ci interessa, ma è vero anche che così facendo andremo a minimizzare l'effetto della distorsione delle linee cadenti nella nostra geometria, e questo aiuta molto anche in fase di post produzione, perché a quel punto sarà sufficiente tagliare la parte inferiore, magari rifilando quadrata la parte superiore, ed ecco che avremo un fotogramma perfettamente composto del nostro castello. Ora questo è puramente soggettivo, ma se la pensate come me lasciatemelo scritto in un commento. Io
detesto vedere persone nelle mie fotografie. Non lo sopporto. O meglio, non avrei nulla in contrario se ci fossero dei cavalieri, dei templari o dei gendarmi di fronte a un castello, ma non mi piace vedere le mamme coi bambini che vanno a fare la gita, quindi non voglio quel tipo di persone nella mia immagine. Ora, per evitarlo, possiamo ricorrere a una serie di stratagemmi. Il primo vi sembrerà incredibilmente banale: possiamo essere i primi a presentarci a fare la fila, perché se riusciamo a essere i primi a fare la fila, saremo i primi a entrare, quindi riusciremo presumibilmente a scattare tenendoci il grosso delle persone alle spalle. Ovviamente se andiamo nelle ore di punta, e di solito le visite ai castelli hanno degli orari, quindi non possiamo andare quando vogliamo noi, se andiamo nelle ore di punta troveremo un sacco di gente e sarà più difficile realizzare i nostri scatti. Nel caso in cui stiamo facendo fotografie in esterna e quindi abbiamo la possibilità di utilizzare un treppiede, possiamo ricorrere all'espediente della lunga esposizione. Che cosa succede nel momento in cui facciamo una lunga esposizione? Siamo su treppiede, mettiamo la nostra fotocamera, usiamo un'esposizione lunga, quindi 20 secondi, 30 secondi. Nel momento in cui facciamo una posa così lunga, le persone camminando non verranno catturate dal nostro sensore, perché il fatto che si spostino fa sì che lo sfondo abbia una predominanza sopra le persone. Quindi fondamentalmente le persone si cancellano da sole semplicemente perché camminano. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che è rimasto stazionario durante il nostro scatto, è sufficiente ripetere lo scatto un paio di volte, nessuno sta perfettamente fermo per troppo tempo, quindi è sufficiente avere una serie di scatti dove tutte le persone si siano spostate almeno una volta, così riusciremo in post-produzione, nel caso ci sia una persona che è rimasta da questa parte nel primo scatto, nel secondo scatto quella persona si è spostata, quindi andiamo a unire i due scatti e abbiamo la nostra immagine perfettamente pulita. Per fare questo durante le ore notturne non ci sono grossi problemi, perché la nostra fotocamera ha già carenza di luce, quindi dovremo comunque allungare l'esposizione. Se lo vogliamo fare di giorno, dobbiamo obbligatoriamente ricorrere all'utilizzo di un filtro ND, quindi andiamo a montare un filtro che è un oscurante, in pratica andiamo a montare un filtro ND oscurante davanti alla nostra ottica in maniera tale che entri meno luce e quindi possiamo fare l'esposizione corretta, però tenendo l'otturatore aperto per un tempo maggiore. Questo è un trucco molto molto efficace per cercare di eliminare le persone dal nostro scatto. Ovviamente se questo non bastasse o se non fosse possibile, possiamo semplicemente ricorrere a Photoshop, e vi dico, io purtroppo lo faccio spesso, mi tocca perdere tempo a farlo, preferirei evitare, ma ogni tanto mi tocca, possiamo ricorrere a Photoshop o a qualche altro trucchetto, qualche intelligenza artificiale per andare a cancellare le persone. Ci sono delle intelligenze artificiali oggigiorno che semplicemente caricando la foto e segnalandogli dove sono le persone e immettendo un comando che gli va a indicare che vogliamo la rimozione delle persone, va a fare il lavoro sporco al posto nostro e lo fa anche abbastanza bene. Per cui approfittiamo di questi tool digitali perché ci possono far risparmiare un sacco di tempo. Ora, sempre parlando di regole compositive, ovviamente valgono tutte le regole di cui abbiamo già parlato nel video in cui vi parlavo di fotografia di interni, ve lo lascio linkato in card. Se volete approfondire e vedere delle immagini che ho scattato anche all'interno di castelli, torno a segnalarvi il mio libro sulla fotografia di interni, di cui vi lascio il link in descrizione su Amazon. Per quanto riguarda la composizione, valgono tutte le regole già citate, quindi non scattiamo quasi mai dal centro della stanza, a meno di voler fare una composizione geometrica, ma il più delle volte una composizione dagli angoli è più efficace, quindi non ci posizioniamo nel centro della stanza ma ci posizioniamo negli angoli e scattiamo con un angolo di campo ampio in maniera tale da abbracciare una porzione di stanza il più ampia possibile, perché comunque un castello è tutto bello da vedere la maggior parte delle volte. Vero anche che in moltissime situazioni troveremo degli scorci che non possono essere ripresi con le normali tecniche di fotografia di interni, perché avremo magari degli androni, delle scale, delle scalinate, dei corridoi magari sovrastanti con dei ballatoi che non possono essere ripresi semplicemente in ottica di mantenere le linee verticali dritte, e in quel caso dobbiamo sperimentare e osare, perché magari un'inquadratura inusuale può restituire un'autenticità che una fotografia di interni da manuale non sarebbe stata in grado di replicare. Ora, per quanto riguarda lo scattare fotografie all'interno di castelli dove ci sono delle visite regolamentate, vi dico un paio di cose. Innanzitutto, ovviamente non sarà consentito, come già detto, introdurre treppiedi, perché è una strumentazione ingombrante che potenzialmente intralcia il passaggio nostro e delle altre persone, vi sarà requisita all'ingresso e restituita solamente nel momento in cui uscite, quindi non sarà possibile scattare con treppiedi all'interno dei castelli. Sarà invece possibile, nella stragrande maggioranza dei casi, scattare con la vostra fotocamera. Ovviamente se ci presentiamo con una fotocamera gigante, con un obice grosso così, verremo immediatamente notati all'ingresso, ma se entriamo con una semplice mirrorless o anche con una reflex di vecchia generazione ma con un obiettivo di dimensioni contenute all'interno della sua custodia, il 99% delle volte nessuno ci dirà assolutamente niente, e l'unica cosa di cui ci dobbiamo ricordare è di scattare senza flash, perché in tutte le zone di
memoria storica, scattare col flash è vietato, in quanto il flash può andare a danneggiare in qualche modo i dipinti o comunque l'ambiente circostante. Quindi è importante che non usiamo il flash per due motivi. Il primo è perché così non danneggiamo quello che stiamo visitando, è importante preservarlo anche per chi viene dopo di noi, e poi perché se scattiamo col flash gli addetti ci notano immediatamente e a quel punto ci fanno un mazzo tanto. Quindi se vogliamo scattare in serenità seguiamo le regole e non usiamo il flash, anche perché le fotografie scattate in automatico con il flash della fotocamera incorporato non vengono bene. Quindi una cosa molto importante è che impostiamo un manuale sulla nostra fotocamera e siamo quindi in grado di gestire i parametri. Soprattutto nel caso in cui stiamo scattando in interni poco luminosi, è importante che gestiamo i parametri, perché se noi settiamo la fotocamera in automatico, la fotocamera andrà ad alzare gli ISO molto più del necessario per diminuire i tempi di scatto molto più del necessario, in maniera tale da garantirci una fotografia ferma. Però noi riusciamo magari a scattare con dei tempi un pochino più espansi, riuscendo lo stesso ad avere una fotografia ferma e riuscendo quindi ad abbassare un pochettino i nostri valori ISO, con la conseguenza che avremo un'immagine un pochino più ricca. Questa è una cosa importante, ma è una cosa che dobbiamo fare noi, perché solo noi sappiamo quanto riusciamo a scattare con i tempi. Quindi dobbiamo fare un paio di prove. Per esempio, vi dico, io riesco a scattare tranquillamente a un ventesimo di secondo quando sto scattando con un grandangolo. Sopra preferisco non andare, quindi un quindicesimo, un tredicesimo di secondo è troppo per me. Un ventesimo è la mia zona di comfort, è il limite della mia zona di comfort. Questo l'ho scoperto con la sperimentazione, ovviamente. Quindi so che quando fotografo un interno a mano libera non è necessario che io imposti un 250esimo di secondo, è sufficiente un ventesimo. E questo significa che non dovrò mettere ISO 2000, ma potrò magari rimanere a ISO 400. Apertura permettendo, ovviamente, perché come già detto tante volte, quando si fa fotografia di architettura in generale, buona norma sarebbe quella di utilizzare un diaframma un po' chiuso, in maniera tale da avere una profondità di campo che permetta di tenere a fuoco la maggior parte della scena. Ora, quando scattiamo con un grandangolo siamo avvantaggiati, perché il grandangolo già ci dà più profondità di campo rispetto a una lente con una lunghezza focale maggiore. Ciò non di meno facciamo i nostri calcoli, perché se riusciamo a chiudere un pelino il diaframma senza sacrificare né i nostri tempi, quindi non andiamo sopra un ventesimo di secondo, né i nostri ISO, quindi cerchiamo di non andare sopra gli 800 ISO se possibile, se riusciamo a chiudere anche un pochino il nostro diaframma, quindi in un contesto ideale staremo scattando a un ventesimo di secondo f7.1 e ISO 800, una cosa del genere. Questi potrebbero essere i parametri ideali per scattare in interni a mano libera, mantenendo una scena tutto sommato gradevole all'occhio. Quella quantità di rumore che viene fisiologicamente introdotta per il fatto di aver scattato intorno a ISO 800 possiamo andare a mitigarla in post-produzione, oppure possiamo attivare la riduzione del rumore in camera, ma lo sconsiglio per tutta una serie di motivi in cui parleremo in un altro video. Se vi interessa ditemelo in un commento, così metto in programmazione quel video, perché ancora non l'ho fatto. Parlando invece degli esterni, ovviamente abbiamo più possibilità, perché possiamo usare il treppiede e soprattutto perché possiamo decidere la maggior parte delle volte da dove scattare. Quindi non siamo limitati ai quattro angoli della stanza, ma possiamo molto spesso girare intorno alla struttura, e questa è una cosa molto importante. Nel momento in cui realizziamo fotografie di un castello dall'esterno, posto che non sia un forte situato su una roccia di una montagna, perché in questo caso se c'è la montagna alle spalle non abbiamo tante possibilità di scelta, dobbiamo fotografarlo per forza da davanti perché dietro c'è la roccia. Ma se invece si tratta di un castello intorno al quale possiamo circolare, una cosa molto importante, direi vitale, è che noi ci informiamo prima, quindi arriviamo lì già preparati su quale sia il lato migliore della fortezza. Di solito il frontale è la parte che si presta di più, perché insomma è quello che si vede arrivando, per cui è anche quello su cui c'è la cura maggiore. Di solito il portone d'ingresso è quello su cui vogliamo mettere l'accento nel momento in cui andiamo a fotografare una struttura di questo tipo. È importante però arrivare preparati, perché è possibile che esistano posizioni diverse che magari restituiscono una visione idilliaca, quindi possiamo anche introdurre degli elementi circostanti se andiamo a studiarci prima il tipo di struttura che stiamo andando a fotografare, quindi andiamo a vedere fotografie che sono state fatte da altri. Questo non significa copiare, significa rubargli la posizione, significa capire da dove hanno fatto quella foto per recarci in una posizione simile e dare la nostra interpretazione di quella struttura da una posizione di vantaggio da cui sappiamo che è possibile realizzare quel tipo di foto. Poi non faremo esattamente la stessa foto, anche perché sarebbe impossibile, il cielo sarà
sarà diverso, l'ora del giorno sarà diversa, la luce sarà diversa, magari ci saranno delle differenze significative nella struttura, magari un androne sarà stato ristrutturato, magari un torrione sarà crollato, quindi non sarà quasi mai esattamente la stessa foto. Una cosa molto carina su cui possiamo giocare è il time blending, ovvero si tratta di una tecnica che io ho imparato dal meraviglioso Elia Locardi, fotografo paesaggista secondo me tra i migliori al mondo, perlomeno dei contemporanei. Io l'ho appresa da lui, non sono sicuro che l'abbia inventata lui, però per me è sua. Il time blending è una tecnica che consiste nello scattare diverse fotografie su treppiede, quindi con la camera fissa, scattiamo diverse fotografie a momenti diversi della giornata. Quindi per esempio scattiamo una fotografia verso le 6, poi scattiamo un'altra fotografia verso le 7, un'altra fotografia verso le 8 e un'altra fotografia verso le 9. Così facendo, vi dico questi orari indicativamente per farvi capire la scansione, non è detto che debba essere esattamente a quell'ora, anzi dobbiamo stare attenti noi a vedere quando è che c'è la luce che ci interessa. Andando a catturare una sequenza temporale così lunga, noi possiamo andare in post-produzione a miscelare sapientemente le nostre immagini in modo da prendere, per esempio, il cielo della Golden Hour, il castello alla Blue Hour e magari le colline retrostanti con ancora la luce del giorno. Questo deve essere fatto ovviamente con un po' di attenzione, perché non deve restituire una visione artefatta, deve essere migliorativo ma non deve andare a falsare la foto, quindi dobbiamo stare molto attenti e pianificare bene i nostri scatti. Però, come ho appreso dal corso del grande Elia Locardi, questa è una tecnica che permette di realizzare delle immagini da cartolina con una luce che è più bella di quella che esiste veramente, perché ci permette di catturare il meglio in tutte le parti della nostra immagine. Quindi magari il cielo è più bello a una determinata ora del giorno, però le luci che si accendono dentro nelle finestre del castello magari sono più belle a un'altra ora del giorno, così come le colline che circondano la nostra scena possono essere migliori a un'altra ora del giorno ancora. Qui stiamo già parlando di un livello avanzato. Ovviamente per tutte le fotografie che vogliamo realizzare portandoci a casa la massima gamma dinamica, ma senza stare lì tutto questo tempo, perché il time blending richiede di stare lì diverse ore, cosa che non sempre è possibile. Se desideriamo portarci a casa una fotografia più ricca con qualsiasi tipo di illuminazione, la cosa che possiamo fare è ricorrere semplicemente al bracketing per poter gestire le nostre fotografie con tecnica HDR una volta tornati a casa in post produzione. Che cosa significa questo? Significa che noi andremo a impostare una forbice di bracketing, quindi diremo alla nostra fotocamera che non deve realizzare solamente una fotografia con l'esposizione che selezioniamo noi, ma deve realizzare 3 foto in tutto, di cui una sarà la nostra esposizione, quella che abbiamo scelto. Una fotografia sarà sottoesposta e un'altra fotografia sarà sovraesposta. In questo modo, se la nostra fotocamera ha, faccio per dire, 12 stop di gamma dinamica, noi ci portiamo a casa quei 12 stop e 3 stop in più in alto e 3 stop in più in basso. In questo modo, una volta che siamo a casa sul nostro computer, possiamo miscelare queste 3 immagini per ottenere un'immagine con una gamma più ricca. Questa è una cosa che io faccio spessissimo quando voglio, per esempio, fotografare il mio castello in controluce, avendo tutti i dettagli nelle ombre del mio castello e tutti i dettagli delle luci nel cielo. È la cosa che faccio più spesso in assoluto e la si può fare anche a mano libera, perché soprattutto se scattiamo di giorno possiamo impostare la nostra fotocamera in modo da realizzare una successione di scatti abbastanza rapida da essere poi allineabile automaticamente dal nostro software. Ovviamente questa cosa viene meglio se la facciamo su cavalletto, però finché lo facciamo di giorno in esterna riusciamo a farlo anche a mano libera, soprattutto se scattiamo con un'ottica stabilizzata. Badate bene, sto parlando sempre di ottiche grandangolari. Nel momento in cui lo facciamo con un teleobiettivo, l'allineamento non sarà più così ottimale e quindi la nostra fotografia non verrà altrettanto bene. Una cosa che mi avete chiesto in tanti: ma esistono delle location vietate? Allora, è pur sempre vero che nel momento in cui ci rechiamo a visitare una location storica di qualsivoglia tipo, si dà per scontato che noi siamo dei turisti, per cui gli addetti non ci verranno a chiedere perché siamo lì e che cosa stiamo facendo. È evidente che la maggior parte delle volte daranno per scontato che siamo dei turisti, seppur con una strumentazione medio evoluta. Ovviamente io vi dico, non andate lì con l'800 mm grosso così, perché quello è un obiettivo così voluminoso e così costoso che difficilmente potete farlo passare per amatoriale. Voi ovviamente non andate dagli addetti a dire: guardate che io sono un amatore alle prime armi, non dico di fare questo, anche perché così si darebbe nell'occhio. Però non dovete nemmeno andare lì con una strumentazione che renda inequivocabile il fatto che amatori non siete, dovete andare lì con una situazione media, perché in questo modo passerete per amatori e nessuno vi porrà nemmeno la domanda. Nel momento in cui per qualsiasi motivo dovesse saltare fuori che non siamo proprio amatori, ma che lo stiamo facendo sì per passione, ma anche per portfolio, ma
anche per microstock, ma anche per qualsiasi altra cosa, potrebbero insorgere dei problemi. Infatti noi non dobbiamo arrivare a doverglielo spiegare, dobbiamo entrare con il nostro fare da turisti e andare a scattare le nostre foto, ma senza dare nell'occhio, quindi senza sostare nel passaggio, senza stare troppo fermi nello stesso punto, perché a quel punto diventerebbe evidente che non stiamo facendo una foto da turisti, ma che stiamo facendo una cosa quantomeno da amatori evoluti, e questo potrebbe non essere molto ben visto. Ora vi devo anche dire, io sono stato al Palazzo Reale di Amsterdam, sono stato a Versailles, sono stato al Louvre, sono stato in tutti i castelli della Valle d'Aosta, sono stato in parecchi castelli della Valtellina, sono stato in tutti i castelli del Piemonte, sono stato in qualche castello di Londra, tra cui il castello di Warwick, nessuno mi ha mai detto niente. Cioè nessuno mi ha mai detto che non potevo scattare foto, nessuno mi ha mai detto che non potevo entrare con la mia strumentazione, nessuno mi ha mai detto, beh, normalmente l'accesso è consentito, normalmente chi fa fotografie all'interno di strutture come queste è ampiamente tollerato, a patto ovviamente che si rispettino alcune regole, quindi non bisogna fare cose che mettano a repentaglio la sicurezza degli altri, quindi niente treppiedi, niente monopiedi, niente strumentazione ingombrante, niente zaini voluminosi. Queste sono tutte cose per cui ci individuano immediatamente all'ingresso e ci fanno lasciare la nostra strumentazione nello spogliatoio. Questa è una cosa che noi assolutamente non vogliamo. Se invece abbiamo una strumentazione minimal, riusciamo a entrare senza nessunissimo problema. La maggior parte delle volte è assolutamente consentito scattare, non è vietato. Ovviamente si suppone che dopo non andremo a pubblicare le nostre fotografie su una rivista importante senza aver chiesto il permesso, perché comunque ci sono dei permessi da chiedere per questo tipo di cose. Però è vero anche che la contestazione deve avvenire nel momento in cui siete lì e state scattando, non possono contestarvi di aver fatto le foto dopo che siete usciti. Esistono ovviamente delle eccezioni, ve ne cito una che mi viene in mente. Io sono stato a Bucarest in un museo, uno dei tanti che ho visitato, che era il Museo di Arte Rumena, se ricordo bene. In quel museo mi ricordo che ho chiesto, io normalmente chiedo perché mi piace essere informato, anche se sto infrangendo una regola mi piace conoscerla, perché anzi a maggior ragione io devo sapere se sto infrangendo una regola, perché mi capita di farlo, sono un po' un brigante, però nel momento in cui la sto infrangendo voglio sapere che la sto infrangendo, così so come farlo. In quella particolare occasione ho chiesto e mi è stato detto che per fotografare quella location potevo farlo, ma c'era da pagare una fee maggiorata, quindi invece di pagare 12 euro d'ingresso dovevo pagarne 20. In quel caso io con la massima tranquillità ho pagato il biglietto da 20 e così ho potuto fare la massima tranquillità tutte le foto che volevo. Devo dire che nella maggior parte dei contesti, incluso il Louvre, incluso il castello di Versailles, mi hanno sempre detto che potevo fare tutto quello che volevo a condizione di non usare il flash, quindi sono stato ben felice, perché tanto le mie fotocamere full frame il flash non ce l'avevano e quindi non avevo preventivato di usarlo. Devo anche dire che ci sono stati alcuni castelli in Valle d'Aosta, adesso non mi ricordo esattamente quali, allora non il castello di Feni, quell'altro, non mi ricordo mai il nome, Verrè, il castello di Verrè, dove non solo non mi hanno fatto storie per le fotografie, ma addirittura mi hanno detto che se volevo potevo usare il treppiede e io l'avevo lasciato in macchina perché pensavo di non poterlo usare. Quindi esistono anche delle fortunate eccezioni dove è possibilissimo, magari anche a seconda dell'addetto che trovate quel giorno, perché magari possono esserci delle differenze personali tra un guardiano e l'altro, però insomma esistono delle fortunate eccezioni dove ti lasciano fare assolutamente tutto quello che vuoi. Facendo un breve recap, fotografare un castello richiede le medesime procedure che possiamo applicare a uno shooting di interni o di architettura, per cui una cosa molto importante è che cerchiamo di tenere le linee verticali più dritte possibile. Un'altra cosa molto importante è che cerchiamo di scattare con un angolo di campo ampio, perché se siamo in un castello è un peccato fare solo dei dettagli, possiamo farli, ma la cosa più bella è abbracciare una visuale più intera della stanza o dello spazio che stiamo visitando. È molto importante pianificare l'ora del giorno in cui vogliamo eseguire la nostra visita, è molto importante conoscere già i punti migliori da cui realizzare le foto, non per copiare, ma perché così riusciamo ad andare a rubacchiare le idee per quanto riguarda la posizione e poi introduciamo delle cose che rendano la nostra foto più personale, come un orario diverso, un'angolazione lievemente diversa, degli oggetti di quinta che possono andare a incorniciare il nostro soggetto o espedienti di questo tipo. Possiamo utilizzare tecniche diverse, come la fotografia HDR con il bracketing se vogliamo una fotografia con una ricchezza dinamica più ampia, possiamo ricorrere al time blending se vogliamo fare delle fotografie soprattutto di esterni in cui vogliamo il cielo di una determinata ora del giorno e magari i lampioni di un'altra ora del giorno e magari gli alberi con un'altra ora del giorno ancora, possiamo andare a miscelare queste fotografie fatte in momenti diversi all'interno del nostro software di editing per ottenere un risultato che magari non avrà il massimo del realismo, però sicuramente darà alla nostra fotografia un effetto wow che non sarebbe stato possibile ottenere altrimenti. Ricordiamoci infine che questi luoghi di solito sono
sono sottoposti a una rigida sorveglianza proprio perché sono luoghi di interesse storico, per cui è importante che seguiamo le regole del luogo che stiamo visitando, a partire dall'acquisto del biglietto con largo anticipo nel caso ci sia un biglietto da acquistare, in maniera tale che scegliamo l'ora a cui vogliamo fare la visita. Se siamo furbi ci presentiamo presto, così ci sarà meno gente, entreremo per primi e riusciremo a scattare le nostre foto senza avere altre persone davanti. Nel caso stiamo scattando ovviamente in interni, quindi senza cavalletto e quindi con gli ISO un po' alti, andremo a rimuovere quanto più rumore possibile in fase di post-produzione. È importante che cerchiamo di scattare con un otturatore tale da avere la nostra fotografia priva di micromosso e con il diaframma abbastanza chiuso da avere una profondità di campo decente, così da avere una ampia porzione della nostra immagine a fuoco. Ovviamente l'utilizzo di una lente grandangolare in questo ci aiuta perché abbiamo una profondità di campo più ampia. Molto bene amici, direi che questo è tutto. A questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere se avete escogitato nuove tecniche per fotografare i castelli, se questa è una disciplina che vi appassiona, se conoscete già gli espedienti della fotografia di interni e della fotografia di architettura, se avete imparato qualcosa, qual è il vostro castello preferito e soprattutto cosa state aspettando a iscrivervi al mio canale. Il bottone è proprio qui sotto, lasciate anche un like a questo video e io vi do appuntamento al prossimo.